Buongiorno, benvenuti a Mattina 9. Cominciamo col sole, cominciamo col nostro spazio del Facciamoci Belle, quindi con chi? Con la nostra make-up artist Francesca Palomba, a cui do il buongiorno. Ben ritrovata qui a Mattina 9. Buongiorno a te, Mario. Oggi rosso sulle tue labbra e rosso sul mio vestito. È vero. Quindi, e oggi anche predomina il rosso. E predomina anche sulla nostra anche sulla bellissima nostra Lisa. Buongiorno, anche lei vestita di rouge di rosso. Dunque, ha chiamato Lisa al numero 081 41 0077 perché? Perché ha bisogno di un aiuto, un piccolo aiutino, e ha chiesto quindi alla nostra make-up artist Francesca Palombo di correggere qualcosa che a lei non piace tanto sul suo volto. Che cosa sarà mai? Che cos'è, Francesca, che Lisa ti ha chiesto? In realtà Lisa mi ha chiesto due cose. Mi ha chiesto di correggere le occhiaie e il sopracciglio. Ma maledetti occhiaie, maledetti sì. Occhiaie che abbiamo tutte noi donne, o perché dormiamo poco, o perché siamo ansiose, o perché piangiamo, o perché lo stress, o perché dimagriamo. Insomma, queste occhiaie dobbiamo debellarle, Francesca. Diamo tutti gli input, tutti i consigli utili per poterle definitivamente eliminare. Ti faccio vedere come fare. Oggi vorrei partire proprio con le occhiaie e magari se non ce la facciamo col tempo, domani correggeremo il sopracciglio. Quindi sia occhiaie che sopracciglio. Sì. Cominciamo quindi dalle occhiaie, che è il problema di tutte noi. Forse Lisa fa le ore piccole. Siamo piccole, siamo più grandi, siamo belline, siamo bellissime, siamo meno belle. Le occhiaie riguarda tutte, ma proprio tutte, dico tutte, tutte noi donne. Francesca Palombo, Makeup Artist, ci dirà come poterle correggere alla meglio maniera. Diceva Lisa che lei studia, quindi fa tardi. Studia, è vero, anche lo studio. Tu sei studente, mi hai detto nel camerino, studia tanto, per cui l'occhio si stanca e va ad appesantirsi, per cui si gonfia anche la parte inferiore. Sì, allora nel suo caso lei ha un accenno di occhiaia e un accenno di borsa. Forse è un po' più evidente l'occhiaia. Differenza occhiaia-borsa. Sì, rispetto alla diciamolo. Borsa. Uno riguarda la circolazione sanguigna, l'altra invece è un problema di ritenzione idrica. Entrambe le cose possono essere corrette. È più semplice però correggere un'occhiaia che una discromia, quindi andiamo semplicemente a coprire un colore, mentre per quanto riguarda la borsa c'è bisogno di drenarla, quindi di un massaggio. Andiamo proprio a veicolare tutta la zona e quindi a cercare di sgonfiarla. Ti faccio vedere come. Sgonfiamo. Abbiamo applicato precedentemente una crema, questo ci aiuterà sia nella circolazione, quindi il picchiettare, mentre facendo un po' di pressione. Facciamo vedere come fai questa pressione, come effettui. Apri. Apri l'occhio, Lisa. Ah, proprio così dobbiamo massaggiare. In modo da drenare la zona. Attiviamo la microcircolazione e dreniamo. Questo per eliminare il gonfiore. Il gonfiore, la sì, perché come ti dicevo, l'occhiaia è una discromia, quindi va coperta, mentre la borsa è un volume. Quindi nel trucco, nel make-up, possiamo correggere tutto quello che è colore, quindi le discromie, ma non i volumi. E questo, diciamo, lei lì sei piccolina, quindi è un problema che riguarda tutte, ed è risolvibile. Sì. Nel suo caso basta veramente usare un contorno occhi nella beauty routine e associarla ad una crema viso. Contorno occhi, sì. Ma l'effetto del ghiaccio, perché c'è chi consiglia di applicare un ghiaccio, proprio i cubetti freddi. L'effetto freddo va bene anche per i cucchiai, però effettivamente non è, in realtà non lo si può fare tutti i giorni, perché è proprio una questione di tempo. Se uno ha tempo va più che va bene. Però magari non è proprio semplice ricordarsi di mettere i cucchiaini nel freezer, poi prenderli, applicarli, poi comunque è fastidioso tenere i cucchiai freddi. Però diciamo che questo non è un effetto terapeutico, esatto, sì, è momentaneo, quindi sì. Ha una durata tempistica di quanto? Magari va bene anche per 4-5 ore, ma non di più. Non ti aiuta ad avere quell'aspetto fresco momentaneo. Ma e quindi non magari è lo farlo prima di un make-up, prima di realizzare il make-up, sì. Di modo che magari lo stesso... Magari se ci si sveglia con gli occhi troppo gonfi, va bene, lo stesso diventa anche lo stesso make-up, poi diventa ovviamente il risultato diverso, no? Sì, se facciamo sì, questa prima operazione. Migliore. Dunque, stiamo correggendo le occhiaie. Lisa ci ha chiamato numero 081 41 0077 per correggere questo piccolo difetto del suo volto, un difetto che purtroppo ahimè accomuna un po' tutte noi donne, e stiamo vedendo attraverso la nostra make-up artist Francesca Palombo come correggere le borse e le nostre occhiaie. Stiamo procedendo adesso con il correttore. Vediamo in c'è un'altra cosa che voglio dire, che il correttore va applicato solo nella zona in cui è presente l'occhiaia, quindi nella zona scura. Nel suo caso l'occhiaia parte dalla narice, vedi, dall'angolo interno dell'occhio. Se puoi girare lì se il volto gentilmente,
È brava. Quindi dall'angolo facciamo interno vedere proprio, che gira, applicheremo. Gira. Ok, facciamo vedere da dove parte la... Da qui. Sì. Quindi è scura anche in questa zona. Quindi io vado ad applicare il prodotto solo dove lei è scura, senza fare né sprechi di prodotto. E effettivamente poi smaltire tanto correttore non è semplice. Quindi soprattutto per le amiche a casa che insomma guardano il tutorial per imparare, è sempre bene aggiungere man mano il prodotto. Quindi solo dove è necessario. Poco alla volta. Brava, quindi siate solo dove è necessario. Nel momento in cui applicate il prodotto basta un piccolo... pochissimo insomma di prodotto e poi lo stendete o con le dita oppure no, in realtà l'ho applicato prima col pennello e sto picchiettando con le dita in modo da imprimere il colore e continuare con l'attivazione della microcircolazione, quindi non solo andiamo a fissare il colore e quindi a riscaldarlo con le dita, ma in più aiutiamo anche la circolazione. Perché tu poi il resto del prodotto lo stai stendendo un po' con le mani, perché hai detto sì, applicare una noce di burro all'interno partendo dal lato interno della narice, però comunque stai trascinando il prodotto poi verso la parte inferiore. Sì, ovviamente va sfumato, altrimenti si ritroverà la macchia arancione solo qui. Che colore scegliamo? Allora, per lei ho scelto il numero 4. Numero 4 che di è abbastanza Eminence. Aranciato, sì, un bel molto pigmentato, perché lei, anche se è molto chiara, ha questo occhiaie, insomma, il colorito è abbastanza scuro. Come scegliere, Francesca, le nuance? In base al colore dell'occhiaia e non della pelle. L'occhiaia nera scura, sì, deve essere colore? Più arancione, anche se magari abbiamo una pelle molto molto chiara, spesso mi chiedono, io la pelle chiarissima, che correttore devo usare? Io dico sempre, guardate il colore dell'occhiaia, non della pelle, perché può essere bianchissima ed avere un'occhiaia scura, piuttosto scura ed avere un'occhiaia non molto accentuata. E il colore verde, perché molte volte si vedono anche il verde delle tonalità. Il verde serve per spegnere i rossori. Quindi non è inerente a questa situazione. Per le cuperose, per i brufoletti, quindi per le rosate. Non incorrete nell'errore quando vedete un correttore di color appunto verde, non serve quel colore per eliminare il problema occhiaia, ma ecco, ha un'altra tipologia di funzione, ovvero quello di eliminare il rossore, quelle pigmentazioni diverse rispetto al nostro colorito uniforme. Quindi ha un'altra tipologia. In questo caso Francesca Makeup Artist ha scelto per la nostra Lisa nella correzione dell'occhiaia una tonalità aranciata ed è, sì, ha scelto di utilizzare questa tonalità e di spalmare il prodotto utilizzando sia un pennello ma aiutandosi poi anche con le dita per uniformare il tutto. Però proseguiamo, vero Francesca? Sì, che cosa faremo prima di proseguire? Vorrei che tu ti fermassi. Allora, ci siamo fermati con le occhiaie. Per uniformare il tutto, ovviamente, ci vado ad applicare il fondotinta. Lo vogliamo vedere? Un attimo solo, perché dobbiamo adesso vedere la bellezza, il romanticismo, la delicatezza, la dolcezza delle nostre bellissime spose, le spose di Punto Zero Spose, e poi ancora qui con Makeup Artist Francesca Palombo. Grazie, Punto Zero Spose. Siamo qui ancora a Mattina 9 nello spazio del Facciamoci Belle. Francesca, ma ti sei fermata, non hai mica proseguito? Aspettavo te, giuro. Sta aspettando anche voi, perché vediate benissimo il seguito del procedimento nella correzione delle occhiaie. Che cosa facciamo dopo l'applicazione del correttore aranciato? Ovviamente applicando il correttore si vedrà la differenza col resto del viso. Quindi che cosa facciamo? Per uniformare il tutto applicheremo il fondotinta. Il fondotinta ovviamente del suo colore, perché voglio solamente uniformare. Poi in generale, lo dico sempre, scegliete il fondotinta giusto, perché è veramente bruttissimo da vedere il distacco col collo. È vero, non ti stanchi mai di dirlo, tutte le volte che applichiamo il fondotinta la nuance Francesca Makeup Artist è davvero diligente nel dire continuamente, non si stanca mai, attenzione nella scelta del colore del vostro fondotinta, deve essere sempre naturale e deve rispettare. Spesso si predilige quello un pochino più scuro, magari per essere un po' più abbronzate, per sembrare un po' più scure, però in realtà noi andremo a scurire poi con una terra la parte dello zigomo e insomma con un blush per le guance, però scurire tutto il viso magari con un colore troppo scuro è brutto proprio da vedersi. È brutto da vedere, perché dà luogo a quell'effetto maschera, quindi sortite un effetto poco gradevole alla persona che in quel momento vi guarda nel viso appunto. Quindi stiamo applicando un fondotinta, Francesca, dicevi? Sì, sto usando il numero 2 liquido di Eminence. Un fondotinta liquido, sì, numero 2 di Eminence, per uniformare. Lo sto applicando con il pennello doppia fibra, perché voglio un effetto molto molto naturale.
lo sai che io per insomma le ragazze preferisco un trucco. Tu preferisci proprio il trucco naturale, sì, Francesca. Sì. Lei trucca il trucco, le donne, le ragazze, rispettando proprio i tratti somatici del volto e andandoli semplicemente ad esaltare, proprio alcuni tratti caratteristici che a noi le volte sembrano difetti, e invece poi se truccati e se truccati alla giusta maniera, con il make up giusto e con le mani giuste, quelle della nostra make up artist, che io definisco mani di fata, l'effetto è comunque straordinario e stupefacente e magico e favoloso. Sei brava Francesca, io non mi stanco mai di dirlo. E sei sempre troppo buona. Non è vero, molte sono le richieste, 081 41 0077. Tra l'altro lei la seconda richiesta ti ha chiesto, Francesca? Sì, lei mi ha chiesto anche di correggere il sopracciglio, che in realtà lei ha questa peluria, insomma non è che manca il pelo, però in realtà non è definito, quindi voleva definirlo insomma meglio. Vabbè, Lisa tornerà domani e continueremo sulla nostra Lisa il make up. In questo caso andremo a correggere quindi il sopracciglio, un sopracciglio folto, vero? Quindi lei vuole Sì, lo vuole definire, lo vuole un po' più folto, però lasciarlo perché sempre folto, naturale. Francesca? Perché adesso è di moda. Negli ma anni come? 50 prima c'era la moda del sopracciglio, che invece era sottile. Mi ricordo addirittura la nostra mitica Mina cantante addirittura lo estirpava totalmente. E lì sono nati grossi disastri. E invece ora? Invece adesso va proprio molto, molto spesso, molto evidente. Doppio. Anche incolto a volte, sì. Doppio d'incolto. Vabbè, vedremo domani l'aspetto sopracciglio. Quindi Definiremo al meglio, però, lo definiremo al meglio sempre sulla nostra bellissima Lisa. Abbiamo continuato, abbiamo terminato quindi con l'applicazione, abbiamo corretto le occhiaie. Sì, vediamo. Dopodiché allora abbiamo corretto le occhiaie, abbiamo applicato un fondotinta del suo colore, dopodiché ha fissato tutto con una cipria. Semplicemente la cipria, sì. Le occhiaie non si vede più Lisa, quindi puoi star tranquilla, e il fondo è stato fatto. Grazie, ci rivedremo domani per quest'altra correzione e suggerimento. Grazie Francesca, grazie Makeup te, Artist. Mario. E noi torniamo qui, torniamo ancora con Mattina Noi, perché tantissime sono le novità, e tra poco davvero c'è un qualcosa, ci sono degli ospiti in studio che vi sorprenderanno, quindi restate con Mattina Noi, pubblicità, grazie.